Ciao Gnappa Family, sono tornata con un altro video. Nel video di oggi apriremo due mystery box prese su Wish. Consigliate da voi perché a me Wish non mi piace, cioè anni fa ho comprato delle cose e non sono mai arrivate e non mi sono state mai rimborsate. Non so se col tempo l'applicazione è migliorata, però insomma io con Wish una pietra sopra. Solo che avendo fatto l'ultimo video, e probabilmente questo video lo carico sul canale di Gnappetta perché ogni tanto ci metto qualcosa per non farlo morire così, mi dispiacerebbe troppo. Però sull'altro canale, Mia Cellini Muo, ho fatto da poco il video dove apro una mystery box presa su eBay e tutti quanti sotto nei commenti: Mia, prendi le mystery box The Wish, prendi le mystery box The Wish. Quindi, raga, le ho comprate, ma come dicevo, io e Wish sono due cose a parte, quindi è un'eccezione. Allora, ne ho comprata una da 8 euro, che è questa. Stanno nelle buste e non nelle scatolette. Una da 8 euro, una da 4. Non c'erano da di più, se no le avrei comprate. E quindi niente, non ci resta che aprirle. In questa sento tipo le buste, quelle tipo da spedizione, però quelle piccoline. Sento buste da spedizione. Vedete voi? Sono tipo quadrate. Magari sono di una fesseria, però mi sembrano buste. E qua, raga, questa è un po' più pesantuccia, ma ci sento tipo degli astucci. Ma può essere che ci mettono gli astucci? Non lo so, però sono stracuriosa perché poi non ho mai visto video dove aprono mystery box, cioè sicuramente ci stanno The Wish, però non comprando io su Wish non mi sono mai messa là a guardare i video. Quindi mi sono armata di forbicetta, apriamola insieme. Allora, vi dico la verità, nella prima voglio un po' sbirciare perché io non guardo mai, pesco a caso. Ah no, so buste, sì, so buste, vedete? No, vabbè, ma che figata però. Vabbè, dai, devo guardare, per aprile devo guardare, raga. No, vabbè, ce la faccio. Io non ce la posso fare. YouTube, ci stanno i ragazzi. Non so, mi banneranno per questo. Ho trovato una calza da zozza. Qua dietro c'è scritto dalla S fino alla XXXL. Da zozza, io devo aprire, che devo vedere effettivamente se la taglia è grande come dicono che calza sia S che XXXL. E poi insomma un attimo capire com'era la situation qua, ma io non ce la posso fare. Ho fatto troppo ridere sta cosa. Ah, qua ci fanno le ciappette. Allora, io sono stata taglie forti, lo sapete, eh? XXX una calza. Non la calza, però veste abbastanza grande. Ah, raga, ma qua il filettino al centro non c'è. Ah, il filettino al centro. Ah, ok. Il filettino al centro che vedete è la mutanda vostra, cioè. Se ci mettete a brasiliana, vi si vede a brasiliana. Se ci mettete il perizoma, si vede il perizoma. Perché sennò c'è solo il buco. Ok, calza. Calza. Ma vi immaginate, questa è la mystery box, quella da 8 euro. No, raga, questo pesa di più, dai. Era questa, quella da 8 euro. Bustina piccola. Morta io comunque. Già la prima morta. Ce la faccio. Non me l'aspettavo, un po' come quando avevamo aperto le buste di Tiger e ci siamo trovate tipo il kit festival anche i preservativi. No.
questa è una busta intima. È una busta hot. Dai, queste sono carine. Non so molto il mio genere, nemmeno la mia taglia. Però dai, queste sono carine, le regalo. Che taglia son c'è scritto? Vabbè, a occhio, cioè. Sono quelle che te fanno il segno. Cioè, entrano pure, però io non le metto con l'elastico stretto perché mi fanno i segni sui fianchi. Però sono carine, dai, queste. Vero? Ma queste non sono male. Dietro sono fatte così, queste è davanti. No, queste carine, carine. Carine, mi sono piaciute. Ultimo pacchetto della prima mystery. È gommoso, che ci sarà? Questo si apre facilmente, mi sa. No, vabbè. Scusate. Ma... ah, qua c'è tanta roba. Che so? Fare le spugne per i piatti. Ma che è? Comunque questa è la mystery box osè, eh. Cioè... sì, è proprio... Io non ce la faccio, ma questi c'è... Ma perché a me è dovuta capitare sta cosa? Che io sono tutta paruna così, ma sono tipo, non so, Santa Maria. Cioè... ma perché? Che poi, cioè, le calze mie questa cosa la fanno da sole, perché... non so se forse mi piove troppo stretto, si devono sgarare perché è destino che si devono sgarare. Ma si sgarano comunque. Morta, raga, non ce la posso fare. Però dai, questo è parto sgaro, dai, sono carine. Le regalerò qualche mia amica un po' più verace, ecco. Queste mi sa sono identiche, però tipo grigie. Mai viste calze... eh sì, sono identiche, raga, sono identiche e grigie. Carine però le calze grigie. Non ho mai viste calze grigie. Oddio, ma sono tutte così, vi prego, no! Vi prego, no, un altro paio grigio, ma come ho fatto? Questa comunque era una mystery box hot. Queste come sono? Ah no, queste sono di ve. È sempre aperte là, però. Pronte all'uso, insomma. Madonna, io mi vergogno pure di queste cose. Allora, queste sono più alte, avvilalta, quindi se c'è un po' di pancetta mi fa pure effetto pancerina. Madonna, ma si vede che sono diventata fucsia? Ok, calza. La nera, puntiamo tutto sulla nera. Wow, è identico, ma c'è un altro buco, wow. Ah, queste hanno pure l'effetto autoreggente. Wow! Io ce la faccio. Ma voi immaginate tipo d'inverno che uno mette le calze perché è inverno e fa freddo e c'hai lo spiff. No, vabbè, basta. Ok, prima mystery box. Sono tutto io che rido. Vabbè, apriamo la seconda, quella da 8 euro, e vediamo che cosa ci riserva. Poi fatemi sapere quale delle due vi piace di più dei mystery e che voto date a entrambe. Su questa voglio proprio vedere che voto gli date. Sono curiosa. La sto aprendo. Morta. Allora, un sacco di bustine qua. La bustina grossa che mi pare in astuccio. Bustina piatta. Ma che è? Una cosa di ferro? Sento cose dure di ferro. E la bustina piccola. Aprimo prima la piccola, perché la piccola è pesante. Ok, scusate. La piccola è pesante. Che c'è una pesantina? Ma che è? Ma regà, ma che è? Cioè, lo devi mettere a fuoco, ti prego.
No, metta a fuoco, aspettate. Vedete com'è fatto? Ma che è? Tipo uno scotch, ma... Oddio, troppo, 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 troppo. È uno scotch, ma non capisca che sia... È pure duro. Non è manco adesivo, ma... Boh, forse è tipo per qualche lavoro, se dovete fare i lavori al bagno, visto tipo i bordi da vasca, o in cucina tipo i bordi... Non so, raga, è un coso strano, vabbè. Ambiguo. Se qualcuno sa che è, mi faccia sapere. Magari chiedete al vostro marito, al vostro fidanzato. Non so, chiedete a qualcuno. No, sono di plastica. Vabbè, scotch. Passiamolo per scotch. Apriamo questa di ferro. No, mi sa che comprerò l'altra di queste. Mi piacciono troppo. Ah, ho capito che questo è super utile. Questo ce l'ho, tra l'altro mi pare l'ho comprato da... Non so perché mi viene con Furama, Casurama, che poi manco ci sono mai andata. Da Saturn, il negozio per la roba da casa. Praticamente questo lo mettete su una mensola e ci potete attaccare, che ne so, le cinte, le borse, insomma tutti i impiccetti. Ce l'ho bianco e niente, questo nero magari lo metto in questa stanza, super carino e super utile, contenta io. Bene. Apriamo questo piatto per lasciarci l'astuccio per ultimo. Vediamo. Ma ce l'hanno con me. Allora, a parte che io vendo mutande, cioè c'ho il negozio di intimo, a parte quello, ma perché mi mollate tutta roba che ha a che fare con l'intimo? Vabbè, dai, questi sono comodi. Non mi c'entra la sisa, però sono comodi. Sono quelli, insomma, per... Sono le coppette adesive da mettere sotto i vestitini, tipo, che ne so, con la schiena scoperta o con magari uno scollo profondo. Solo che per me sono piccole, quindi le regalerò a qualche mia amica. Molto bene. Vai, apriamo l'ultimo. Apriamo l'ultimo. Siete curiosi? Io sì, io sì. Ma che cos'è 4XL? Allora, lì per lì mi pare uno boxer da uomo, cioè c'ho la nausea, per favore. Poi leggo palestra. Badminton, tra l'altro io da piccola facevo badminton, che è tipo il tennis però col volano. Volleyball, sì, cycling, vabbè, bicicletta, tennis. Ma che è? Apriamolo, non ci resta che scoprirlo. Wow, qua ci stava, wow, ma che è sto coso? Pare quel coso quando ti misurano la pressione. C'ho mia madre la macchinetta che deve... Allora, manteniamo la calma. Che cos'è? Che cos'è? Ma non ci stanno istruzioni? Engage in competitive sports. Must have a two-step boarding any case. Sports committed to provide this security and increase your confidence in any extreme load condition. Vabbè, ho capito, non ci capiremo mai niente. The body regenerate and reduce the risk. Vabbè, praticamente sto coso riduce il rischio di infortuni. Ok, l'abbiamo capito. Ma come si mette? Che cos'è? Come si guarda? Regà, io darò a mio nipote, che mio nipote è malato per la palestra. Però io non capisco che è. Cioè, quale parte del corpo va qui dentro? Una coscia? Un braccio? Non penso che la persona ci possa entrare, eh? Quindi non lo so. Ma che cos'è? Cioè, dove va questo? È un manicotto per l'inverno! È un manicotto! Non lo so, raga. No, non lo so. Qualcuno mi aiuti? Qualcuno di sportivo? Cioè, se non volevo far sapere che non era una persona ginnica e sportiva, questo video. Cioè... Raga, fatemi sapere che è. Qua c'ha i strap. Dove si mette sto coso?
Ah, a parte, vabbè, dai, ma ci potrei pure arrivare, forse. No, non è vero, non ci posso arrivare, non lo capisco proprio, non l'ho mai visto in tutta la mia vita. Non so che cosa sia, cioè, è terribile comunque, non sapete cos'è. Lo so. Bene, questa era un po' ambigua, questa vi dico la verità. A parte questo, non è che mi è piaciuta tanto. Sì, questo per carità utile, però non era la taglia mia. Questo ho trovato proprio inappropriato, cioè perché mi devi dare uno scotch? Che poi scotch non è. Boh, mi è piaciuta più la prima. Sì, è un po' hot, un po' da zozzetta, però dai, era più carina, pure più simpatica da vedere da prima. E niente. Ragazzi, fatemi sapere che cos'è questo coso, vi prego, perché mi sento così stupida a non saperlo, però insomma non l'ho mai visto in tutta la mia vita. Mo' dopo mando la foto a mio nipote e dico che cos'è? Che cos'è? Lui lo sa sicuramente, saprà sicuramente. E niente, date un voto a queste mystery box, fatemi sapere se volete vedere altre mystery box di Wish che le prendo, con la speranza magari che rimettono quelle più consistenti. Perché tipo una ragazza mi ha scritto ci sono pure quelle da 30 euro, ma io quelle da 30 euro non ho trovate. E io vi dico da subito che preferisco la 1. Sì, è un po' da zozzetta trucidina, però carinella, dai, cioè è stata simpatica. Mi sono ammazzata le risate con tutti quei buchi. E va bene, il video termina qui. Se avete visto il video fino a questo punto, commentate con queste emoji qui che ancora ci devo pensare, ma ci penserò. E ci vediamo al prossimo video, non so quando, su questo canale, però vi aspetto di là, quindi ci vediamo al prossimo video. E vi mando tantissimi baci. Se vi va e vi ricordate, lasciatemi un like.